Shalom a tutti! Noè è un personaggio sicuramente molto discusso dai saggi. Certo, la Torah dice che lui era un grande tzaddik, ma saggi dicono: però tu, da leader di una generazione, non ti sei preoccupato di andare a parlare con le persone, di cercare di redimerle, di salvargli la vita, fargli capire che stanno sbagliando. Loro dicono che lui è stata una persona abbastanza introversa, poco sicura, non un leader che spiccava. Ma proprio questo è il grande messaggio che viene fuori da questa parasha. Noè ci viene a dire: ragazzi, io con tutti i miei difetti, se io ce l'ho fatta, potete farcela anche a voi. È vero, lui non ha salvato la sua generazione, però ha salvato il mondo intero. Se noi oggi siamo qui, è grazie a Noè che con la sua semplicità ha fatto quell'un'azione, ma quell'azione che veramente ha cambiato il mondo intero. Ed è questo il messaggio. Un'azione, una sola azione può fare la grande differenza, può cambiare il mondo intero. Chiamare una persona, chiedergli come stai, preoccuparsi di lui, portargli un piatto caldo o un'azione che magari nessuno ha il coraggio di farla. Sii tu la differenza che vuoi vedere nel mondo. Ognuno di noi può e deve fare la differenza. Non possiamo rimanere a dire: qualcun altro farà al posto nostro. Ogni vita è un universo intero. Se noi riusciamo a cambiare in bene una sola vita, a cominciare dalla nostra, riusciremo a cambiare tutto l'universo in bene. Se Noè ce l'ha fatta, possiamo farcela anche noi. Shabbat shalom a tutti.